dovevo fare il pittore. Andavo al cinema, un film, dovevo vederlo 3 volte, capire la regia, capire la scenografia, capire l'interpretazione. Se tu leggi un film, bisogna leggerlo a sezioni. Arrivavo alle 11 di sera, vedevo una testa bianca che entrava dentro in controluce al cinema. Era mia madre, schifoso di uno schifoso, non mi dire che sei ancora a vedere il film, cioè io ho preparato da mangiare e tu sei ancora nel cinema. E lui mi dico, prego. Questa mia passione per la cinematografia, mia madre l'ha interpretata, devi occuparti di fotografia. Ma mamma, per cortesia, ma cosa c'entra la fotografia? Ha insistito talmente tanto per mesi, tutte le mattine, quando mi portava la colazione, che a un certo momento ho detto, mamma mia, ma questa donna ha fatto tanto per me, facciamo qualcosa per me. Va bene, mamma, accetto di occuparmi di fotografia. E così è stata la mia fortuna. Ma devo dire, sono stati parecchi gli avvenimenti che mi hanno interessato. L'alluvione di Firenze. Padre Pio del Piedestal del Cina, il grande teatro, il teatro alla Scala. Ho avuto la fortuna di, lavorando per epoca, di aver fatto alcuni servizi sul teatro alla Scala. Un giorno ricevetti delle lettere dall'allora sovrintendente Paolo Grassi, che mi faceva una serie di complimenti, dice, finalmente una persona che ama il teatro. Un giorno mi chiama e dice, Giorgio, domani mattina 9 meno 5, appuntamento al teatro, mi raccomando, dopo ho gli impegni. 9 meno 8 mi presento, mi dà una lettera in mano. Aprila, Giorgio, l'apro, permesso perenne per entrare al teatro alla Scala. Ma, sovrintendente, ma cosa devo fare? Ecco l'intelligenza dell'uomo. Giorgio, fra 4 anni c'è il bicentenario del Teatro alla Scala, voglio un libro realizzato da te. L'intelligenza dell'uomo che sa che per sviluppare un tema così importante come il Teatro alla Scala andava vissuto per 4 anni. In effetti io sono entrato al Teatro alla Scala in 536 serate. Se non fai l'amicizia con i cantanti, con i ballerini, se non diventi uno di loro, dove hanno il massimo del rispetto, devi soprattutto conquistarti il rispetto della gente. Entravo nei camerini, c'era da Luciano Savigliano a Frace, Onorife, completamente nudi, io non mi sarei mai permesso di fare una fotografia di questo genere. E loro sapevano che io non l'avrei mai fatta. Se tu non entri nello spirito di vivere con loro, non puoi capire assolutamente il personaggio, umori, incazzature, cose di questo genere. Sono entrato talmente in confidenza con questa gente qua che una sera, mentre fotografavo il Lago dei Cigni in Uri e Frace, vado dietro al palcoscenico per vedere di trovare delle incordature nuove. Mentre sono dietro le pattone, vedo lui che balla, mi guarda una volta, 2 volte, 3 volte, 4 volte, mi sta segnalando qualche cosa. Aspetta un attimo, credo di aver capito. Prendo le macchine fotografiche, le metto dentro nella borsa e metto le mani in tasca. Si chiude lo spettacolo, si chiude la pattona. Corre verso di me e dice, Giorgio, grazie per non aver fatto le fotografie questa sera. È vero che vieni domani sera. Oppure Renata Tebaldi che un giorno mi incontra in corridoio e mi fa, Giorgio, per cortesia, sei una delle poche persone a cui lo posso dire. Dico, ti è successo qualche cosa, Renata? No, no, dice, fortunatamente no, però ho una cosa importante. Fra 3 giorni terrò un recital al Teatro alla Scala. Sarà l'ultima sera che io canterò nella mia vita. Io ho l'ultimo concerto di Renata Tebaldi. Il libro ebbe un tale successo che è il libro più stampato nel mondo.
ha venduto 150.000 copie in 5 lingue. O si affrontano gli argomenti in questo modo, o se no penso che non c'è via d'uscita. Fotogiornalismo. Devo dire che la mia generazione è stata molto fortunata, perché abbiamo avuto dei direttori di altissimo livello. Io ne ho avuto una ventina, Pannunzio De Benedetti, Pietro Bianchi, Biagi, San Pietro e così via. Erano di un'intelligenza e di una preparazione incredibile. Perché oggi posso dire questo? Perché quando è arrivata la nuova generazione, dopo 4-5 mesi in redazione ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: ma chi ci hanno mandato? Perché non c'è come aver avuto un'esperienza di gente veramente capace di fare direttore di giornali, che la differenza era spaventosa. Infatti stiamo vedendo una crisi del giornalismo che è successa negli ultimi 10 anni, che è cominciata 10 anni fa, quando sono arrivate questa nuova generazione di direttori che sono tutti all'infuori che dei buoni direttori di giornale. Sono degli uomini politici, avranno capacità in campo politico, non lo metto in dubbio, eccetera, eccetera, però secondo me la differenza è stata enorme, gigantesca. C'è anche un tipo di sistema di cosa. Io fui chiamato a Epoca insieme a altri 7 fotografi di Epoca per la mia esperienza. Ero stato 4-5 anni in un quotidiano, Palazzo di Piazza Cavour, Palazzo dei Giornali, lavorando per l'Unità, l'Avanti, la Notte, il Lombardo, eccetera, eccetera. Ero stato a lavorare con Settimo Giorno, con Le Ore, Paris Match e così via. L'esperienza accumulata mi ha permesso di andare a far parte del gruppo dei fotografi di epoca. 7 galli nel pollaio, 7 fratelli. Io ti mando in Cina 5.000 dollari nel 1973 da solo, mi devi realizzare 5 reportage sul mondo Cina. Un reportage era di 16 pagine l'una. 5 reportage, bello. Arrivo a Pechino, vado a dormire bel fuso orario, eccetera, eccetera. Dopodiché mi alzo al mattino per fare la piccola colazione. Mi ci sono voluti 45 minuti per capire dove dovevo fare la piccola colazione. Devi trovare l'interprete, devi trovare l'autista, l'automobile, devi avere il permesso del ministero, devi avere il permesso del teatro, devi avere un sacco di autorizzazioni che non finisce più. Quindi il lavoro è di costruire attraverso gli argomenti che avevi scelto le varie autorizzazioni. Un lavoro spaventoso, spaventoso, prima di schiacciare il bottoncino della macchina fotografica. Quando ognuno di noi tornava, c'era una rubrica sul grande visore che avevamo in redazione, questa rubrica del telefono: chi va a Pechino, fai attenzione, il numero dell'interprete è questo, il numero di telefono è quest'altro, il permesso è questo qua, eccetera. C'era uno spirito di collaborazione tra di noi che era gigantesco, per cui tu partivi per un servizio, andavi prima a guardare la rubrica del telefono, se c'era stato già qualcuno. Allora, questo spirito di collaborazione ha portato poi ad avere dei risultati che erano incredibili. Oggigiorno si accoltellano a vicenda, nessuno ti dà un numero di telefonico. Un giorno Panorama incontro una giornalista, mi fa: Giorgio, sono nei guai, hai fotografato Olmi un po' di tempo fa, sì, non hai per caso il numero telefonico? Guarda, fammi vedere sulla rubrica elettronica. Prendo, mentre sto scegliendo il numero, passa un altro giornalista che mi fa una brutta faccia e se ne va via. Non ho capito perché mi ha fatto quella brutta faccia. Trovo il numero di telefonico, glielo consegno. Dice: Giorgio, se riesco a trovarlo, riesco a scrivere il pezzo, se no non posso aprirlo. Scrivere il pezzo. Dopo 20 minuti torna e dice: Giorgio, mi hai salvato.
grazie a questo telefono privato, suo, l'ho rintracciato e tutto bene. Dopo 3-4 minuti passa quell'altro giornalista e mi ha fatto una scenata spaventosa perché avevo dato il numero telefonico alla sua collega. E allora mi sono permesso di dirgli: scusi, ma la tua collega lavora per la concorrenza e per l'Espresso o lavora per Panorama con te? Ho usato per molti anni il tradizionale, poi è arrivato il digitale, non cambia niente. Assolutamente niente, guarda. Puoi fare una cattiva foto in passato, la puoi fare adesso. È la testa dell'autore che deve funzionare. Oggigiorno si pensa di dedicarsi al fotogiornalismo senza fare le scuole, senza fare l'università. Io esco dalla Columbia University Americana, ho avuto professori come Bruno Munari, Luigi Veronesi nel campo del colore, Nick Miles. Lei pensi che fui chiamato dall'università della Columbia University, deve venire da noi. La mia prima lezione fatta con Nick Miles, questo grande professore, scrittore di fotogiornalismo, no, un uomo eccezionale. Giorgio, fai attenzione alla macchina fotografica, nelle mani di una persona che non si rende conto, può creare una violenza inaudita. Oggi fanno delle cose da vergognarsi. Non c'è più limite, non c'è più rispetto, soprattutto per la gente morta, per la gente ferita, per la gente che ha bisogno di tutto all'infuori di certi tipi di immagini. È vergognoso. Questo non è più giornalismo, questa è violenza.